Allora, volevo chiedere ad Alessio Bausone, giurista esperta in diritti delle donne e pari opportunità, qual è la situazione delle donne in Calabria, la regione che ha ispirato il libro di Anna? Guardate, io volevo spezzare innanzitutto una lancia a favore della Calabria e delle sue istituzioni, perché a differenza magari rispetto a molti anni fa, perché leggendo il libro di Anna si ha l'impressione di vedere una Calabria molto lontana da quella che è la realtà odierna. Innanzitutto partiamo dalla Convenzione di Istanbul, che è uno strumento fondamentale che va riempito di contenuti nella realtà applicativa, e quello che ha fatto il nostro Parlamento, come diceva la Presidente Puglisi, l'obiettivo prioritario è dare realtà applicativa a questa Convenzione. Come si può fare? Si può fare innanzitutto formando operatori specializzati nelle forze dell'ordine, nella scuola e quant'altro, che si occupino di queste tematiche, oppure si può fare facendo finanziando i progetti, finanziando le case, i centri antiviolenza, le case rifugio, cosa che, lo si diceva prima, è stata molto finanziata. La sottosegretaria Boschi 4 giorni fa ha annunciato per il 2017 più 12,7 milioni a favore di centri antiviolenza e case rifugio. La Regione Calabria ha depositato il 30 di ottobre una proposta di legge bipartisan, e questo è molto importante perché la violenza di genere è una questione che va affrontata in maniera multidisciplinare, ma anche in maniera trasversale tra tutte le forze politiche che vogliono dare effettivamente una mano. In questa proposta di legge, tra l'altro molto finanziata con il Fondo Sociale della Regione Calabria, vengono dati più fondi alle case violenza, ai centri antiviolenza, alle case rifugio, però si fa di più, si fa cultura, perché la cosa fondamentale quando si opera a livello giuridico per dare realtà applicativa alla Convenzione di Istanbul è fare cultura. È la cosa principale, quello che noi facciamo anche con questo libro. La Regione Calabria già l'anno scorso ha istituito un osservatorio regionale contro la violenza di genere, un atto molto importante fatto a ridosso della giornata internazionale contro la violenza di genere, che è il 25 di novembre. Ha nominato tutti i componenti dell'osservatorio, questo osservatorio non si è mai riunito, quindi qui c'è anche un elemento di criticità. Per cui sì, si opera, si dà attuazione, si finanziano i progetti, però non deve essere uno spot pubblicitario, tra l'altro di quelli che finiscono troppo presto. Quindi quando si dà realtà applicativa la si deve dare fino in fondo. Importante in Calabria è soprattutto il ruolo del terzo settore e dell'associazionismo. Noi oggi abbiamo la presidente di Astarte, Maria Grazia Muri, che è un'associazione che opera concretamente nel Catanzarese, però in Calabria abbiamo tanti esempi positivi di donne che fanno associazionismo e lo fanno per i diritti e contro la violenza. Quindi fondamentale anche la collaborazione, il partenariato tra mondo dell'associazionismo, terzo settore e mondo delle istituzioni, perché la Calabria va avanti, vuole andare avanti. Io lo vedo anche in università con gli studenti che sono molto curiosi, sono molto molto avanti rispetto a quello che noi possiamo pensare a una realtà calabrese spesso percepita come ultima, come una Cenerentola, chiedo scusa, chiedo perdono. Quindi come la Cenerentola delle regioni italiane, invece la Calabria si sta dotando e si è dotata di strumenti legislativi, ma anche di un insieme di associazioni, di donne, di esperte che hanno voglia di fare, hanno voglia di esserci. Un'altra criticità che a livello di fare cultura, secondo me, è importante, nei comitati pari opportunità che fioriscono, no? Come se fossero un poltronificio, e così non deve essere. Perché nei comitati pari opportunità regionali, provinciali, a tutti i livelli, tutte i componenti sono donne, almeno in Calabria. Nella regione Lazio non è così. Però in Calabria sono tutte donne. Ma quando si parla di pari opportunità, che tra l'altro fare una cultura di pari opportunità è uno strumento molto forte di prevenzione alla violenza,
perché mettere solo le donne quando manca, tra virgolette, quella che è la nostra controparte? Quindi io non sono per un'ottica giuridica, sociale, culturale di separatismo. C'è stata la polemica l'anno scorso a Roma, la marcia di Non Una di Meno, che qualcuno aveva proposto di lasciare gli uomini a casa. Non è così, non va bene. Perché per fare una corretta cultura e per fare iniziative concrete a livello anche giuridico, a livello istituzionale, c'è bisogno di tutti. Grazie. Grazie ad Alessia Bausone. C'era Anna Macri che voleva dire qualcosa. Io volevo dire soltanto questo, che bella la visione che ha Alessia e in parte forse anche vera, però c'è da dire questo: come accennavo prima, non esistono dei dati sulla violenza di genere, l'associazionismo, le associazioni sopravvivono a stento perché le istituzioni non sono, come diceva la presidentessa, soldi non ne danno le associazioni, o le danno a quelle del cerchio magico, le chiamo io. Perché durante la mia ricerca etnografica, che non ha abbracciato soltanto Astarte, cioè nasce da Astarte, ma è andata oltre, io ho scoperto che, come sempre sosteneva la presidentessa, è vero che non abbiamo femminicidi, perché la donna giù da noi non è emancipata, perché la rivoluzione culturale in Calabria non esiste. Perché è veramente la Cenerentola, anzi peggio di Cenerentola. E il mio libro mira a sollevare una questione, perché queste storie, è vero che ce ne sono alcune che risalgono a 10 anni fa, ma sono anche storie recenti, storie che dimostrano che la violenza abbraccia più ceti sociali e più culturali. Nelle scuole non si fa informazione, ce lo impediscono, perché io lo so, perché io l'ho visto. Io l'ho tentato, ma non c'è verso. La Calabria non va lasciata sola. È vero che Gratteri, nominando 13 magistrati, ne ha presi 3 solo per questo, solo perché si occupino solo della violenza di genere. È vero che si muove, è vero che ci sono donne che reagiscono, è vero che ci sono donne e uomini, perché Astarte è fatta anche di uomini. E ce ne sono tanti uomini che si ribellano, ma è vero che siamo come mosche bianche che, anche facendo numero, sono abbandonate dalle istituzioni, perché noi in Calabria non ce le abbiamo le istituzioni, tutto qua, e abbiamo bisogno dello Stato, ne abbiamo bisogno, che si intervenga, perché altrimenti le nostre risorse, che sono enormi, le nostre potenzialità resteranno isolate, e la Calabria ha bisogno di capire che si deve unire culturalmente e socialmente, e la regione, io chiederei allo Stato umilmente che si faccia promotore di una ricerca sociologica della nostra terra, affinché emerga quanta violenza, perché la violenza di genere non è il femminicidio, la violenza di genere lascia tracce, le lascia soprattutto sui minori, e noi siamo abbandonate, non esiste, prima di tutto non esiste l'informazione, poi non c'è la prevenzione, poi non c'è la riabilitazione delle donne e non c'è il reinserimento nel lavoro, che è inesistente da noi. Quindi tutti quei germogli in Calabria sono destinati a inaridirsi, ed è questo il mio libro, è questo, non è una storia, il mio libro è una denuncia, perdonate l'eccesso. Grazie Anna. Speriamo.